Giornata di libertà per 200 studenti romani. Nel quadro delle competizioni per la conquista della Coppa Girolami, i rappresentanti di 10 istituti scolastici ricevono il battesimo dell'aria a bordo di un DC-7 dell'Alitalia. La gara è organizzata dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile, con la collaborazione dell'AECT, dell'Alitalia e dell'UNFA. E gli studenti sembra si trovino perfettamente a loro agio sul DC-7, è certo più comodo che viaggiare in autobus. Qualcuno guarda dal finestrino come se fosse in treno e una ragazza spera forse di fotografare dall'alto il fidanzato che l'aspetta sul portone della scuola. Numerose borse di pilotaggio saranno assegnate ai vincitori della competizione.